Ben ritrovati cari amici per un nuovo appuntamento di Salute 4.0 Quest'oggi parliamo della malattia da reflusso gastroesofageo. E con noi in studio il dottor Gianluca Spera, responsabile dell'unità di endoscopia digestiva della Fondazione Giovanni Paolo II. Ben ritrovato, dottore. Salute a tutti e bentrovati. Ci dica subito, di, quando parliamo di malattia da reflusso gastroesofageo, di, di che cosa stiamo parlando? Che cos'è? La malattia del reflusso gastroesofageo è una condizione patologica estremamente diffusa. Si pensi che un italiano su tre ha avuto perlomeno un episodio di reflusso gastroesofageo e uh, come dice la parola è il complesso dei sintomi e dei segni che provengono dalla eh, risalita del contenuto gastrico in esofago. Il reflusso gastroesofageo è una condizione fisiologica, questo ci teniamo a dirlo, nel senso che è normale, non esiste una porta chiuse a chiave che separi l'esofago dallo stomaco, quindi è fisiologico avere degli episodi di reflusso. Quando questi episodi sono tali e tanti da generare sintomi, il classico bruciore, l'eruttazione, il dolore retrosternale, allora parliamo di una malattia legata al reflusso gastroesofageo che come tale peggiora la qualità di vita dei pazienti e che pertanto va inquadrata dal punto di vista diagnostico e controllata dal punto di vista terapeutico. Beh, noi eh, cercheremo di rispondere alle tante domande che sono arrivate in redazione proprio sulla malattia da reflusso gastroesofageo e quindi eh, tante email. Cercheremo di fare una sintesi per rispondere un po' a tutti. Comunque, continuate a scriverci, noi siamo qui per rispondere a quelle che sono le vostre richieste. E proprio su questo, dottore, le cause quali sono? Molti telespettatori ci chiedevano le cause di questo disturbo, perché si verifica? Allora, cause del disturbo sono non ben identificate ed è da molti decenni che si cerca di capire qual è la causa, anche perché se scopri la causa in qualche modo riesce a avere una terapia e non il semplice controllo dei sintomi. Ahimè, alla base del meccanismo sembra esserci una inappropriata caduta di tono del cardias. Parolone per dire che c'è un piccolo muscolo che coordina l'apertura e la chiusura della giunzione tra l'esofago e lo stomaco che in alcuni casi si distrae e quindi non si chiude quando è il momento lasciando e consentendo la risalita dei contenuti di acidità. Attenzione! Questa è la causa che predispone al reflusso, ma non è determinante il reflusso. Il reflusso, a parità di condizioni che lo predispongono, può verificarsi quando siamo più stressati, quando sta cambiando il tempo, quando in un periodo mangiamo male o mettiamo tanto peso, oppure se siamo sottoposti a talune terapie farmacologiche, cioè la condizione che predispone al reflusso unitamente con dei fattori di ipersecrezione acida gastrica, può comportare la manifestazione dei sintomi. Un'alimentazione, diciamo, corretta e equilibrata può aiutare, in sì. questo senso. Quindi, soprattutto quali elementi, alimenti sono da, da, da evitare, in questo senso? Assolutamente sì, assolutamente l'alimentazione la, è fondamentale nel controllo dei sintomi e se in passato c'era un approccio terapeutico quasi esclusivamente farmacologico, oggi si tende a dare molta importanza a dei protocolli di nutrizione terapeutica. Sappiamo Uh, storicamente che alcuni alimenti possono uh, determinare una ipersecrezione acida gastrica, eh, le bevande speziate, il caffè, le bevande gassate, gli alcolici, i prodotti di pasticceria, oggi quello che tendiamo a dire al paziente è di mangiare poco e spesso il nostro stomaco va riempito senza eccedere e soprattutto di preferire un'alimentazione poco industrializzata. Quanto più gli alimenti rispettano un po' la, la loro naturalità, tanto più saranno sicuri dal punto di vista della genesi dei sintomi da reflusso. E una buona dieta, un buono stile di vita nutrizionale consentirà senz'altro di dover ricorrere ai farmaci il meno possibile, cosa oggi importante, uno dei main Task della gestione del reflusso. Ecco, lei appunto parlava di, dei farmaci. Quali sono i farmaci che si utilizzano maggiormente per la cura, diceva lei, dei sintomi e, e se questi farmaci possono avere degli effetti collaterali se li hanno? Sì, qui si apre una, una, un, disco, un capitolo molto importante. E I farmaci eh, che vengono utilizzati nella gestione dei pazienti affetti da reflusso sono i famosi PPI, inibitori della pompa protonica. Il marketing ce li ha fatti chiamare nel corso del tempo gastroprotettori, però dico sempre che questo è un nome di marketing, è un nome commerciale. E come tutti i farmaci hanno degli effetti collaterali, non esiste un farmaco che ha degli effetti collaterali. E noi viviamo un periodo particolare nel senso che questi farmaci sono stati usati e probabilmente abusati nel corso degli anni, soprattutto negli anni 90 e negli anni 2000. E, mh, non si aveva una grande contezza dei loro effetti collaterali, oggi sappiamo che hanno degli effetti collaterali che possono essere anche importanti, soprattutto se utilizzati eh, in maniera non adeguata, eh, che vanno dalla gastrite atrofica, accidenti cardiovascolari, fino a patologie oncologiche. E quindi si sta creando una sorta di terrore diffuso nell'utilizzo di questi farmaci. Il mio parere, o meglio il parere della letteratura scientifica, i dati emersi ci portano a dire che se è vero, anzi è senz'altro vero, che ce n'è stato un abuso negli anni scorsi, non è altrettanto vero che oggi dobbiamo farne a meno sempre. L'utilizzo deve essere equilibrato perché non dobbiamo ingenerare né i danni della malattia da del reflusso, cioè le loro complicanze, né i danni, gli effetti avversi dei farmaci antireflusso, che restano comunque una categoria di farmaci estremamente sicura, estremamente vantaggiosa e che ha ridotto moltissimo le complicanze severe del reflusso, non dimentichiamocelo. I farmaci vanno assunti sotto stretto controllo medico, insomma in sintesi, quindi non è eh, ognuno di noi si rivolga allo specialista di fiducia per poter fare un piano terapeutico personalizzato. Oltre ai farmaci di cui lei parlava, esistono delle cure eh, naturali, alternative o comunque che possono aiutare anche eh, l'efficacia del farmaco stesso, quindi che possono in qualche modo coadiuvare il farmaco? Ci sono, esistono negli ultimi anni, c'è stato qualche progresso in questa direzione? Sì. Uh... Più che approcci naturali, approcci naturali significa avere uno stile di vita sano e un peso eh, giusto, però più che eh, rimedi naturali si sono affiancati nella eh, farmacologia del reflusso dei dispositivi medici, cioè dei prodotti a bassa o nulla assimilazione, i classici sciroppini, che possono coadiuvare nella genesi, nel trattamento sintomatico dei pazienti da reflusso. Eh, però il consiglio che mi sento di dare è che anche se eh, i dispositivi medici possono essere di libera vendita, come ormai anche i gastroprotettori, i, i famosi PPI, eh, è comunque di non abusarne perché oggi utilizziamo probabilmente a dismisura qualcosa che comunque domani potrebbe darci le stesse brutte sorprese, non abbiamo evidenza che abbiano dei, dei danni evidenti, sta di fatto che il buon senso deve... Precorrere i tempi della scienza e il nostro, il nostro, eh, la nostra, il nostro approccio ippocratico addirittura ci dice che nella giusta misura niente è veleno, però dobbiamo evitare l'abuso di qualunque cosa. Non esiste un farmaco che non abbia effetti collaterali e che non presenti il conto se abusato e utilizzato in maniera non saggia. Quando eh, si parla di esofago di Barrett. Eh, di, che cosa, di che cosa parliamo e che rapporto c'è, che collegamento c'è con le esofagite da reflusso? Sì, l'esofago di Barrett, appunto, rimaniamo nel campo, non temiamo l'abuso farmacologico e non temiamo l'utilizzo corretto dei farmaci perché vogliamo evitare che poi prevalga la malattia e che ne porti anche lei le complicanze. L'esofago di Barrett è tra le più temibili complicanze a lungo termine del reflusso gestito male, curato male ed è la sostituzione dell'epitelio del, di rivestimento della pelle dell'esofago, ecco sto dicendo una cosa che scientificamente non dovrei dire, cioè la mucosa che riveste internamente l'esofago si modifica e eh, andando ad assomigliare più alle cellule intestinali che a quelle esofagee, non è una neoplasia, ma è un rischio aggiunto di neoplasia per cui normalmente i pazienti che ahimè sono affetti da esofago di Barrett vengono sottoposti a dei protocolli periodici di follow-up e di sorveglianza. C'è da dire che anche su questo non bisogna far terrorismo, cioè gli studi ci dicono che la sorveglianza dei pazienti con esofago di Barrett consente il, il, la cura di questi pazienti e la prevenzione delle neoplasie esofagie in percentuali altissime, per cui poi eh, non c'è una mortalità superiore dei pazienti con esofago di Barrett se vengono sottoposti agli opportuni controlli. Ecco, importante. È rivolgersi allo specialista e quindi, qualora si assuma un farmaco, soprattutto per molto tempo, è necessario condividere questo percorso con lo specialista. Non esiste la medicina fai da te, soprattutto non esiste la medicina di internet. Quello che oggi viene chiamato il dottor internet: in cui si va su internet e magari si cerca di assumere lì una terapia, è sbagliatissimo. Rivolgersi allo specialista e condividere con lui questo percorso. I farmaci si assumono sotto stretto controllo medico e secondo l'indicazione del medico. E, tra le domande che ci sono arrivate, dottore, ci chiedevano i nostri telespettatori eh, esiste un rapporto tra la, la malattia da reflusso e la tachicardia? Cioè può generare in qualche modo tachicardia eh, questa malattia? È possibile che ciò avvenga? Sì, mi permetto però un, di collegarmi un attimo a quanto dicevi prima. Prima dello specialista è assolutamente opportuno fare riferimento alla medicina generale. generale certo, eh, certo, devo dire certo. che da questo punto di vista il territorio ha delle vere e proprie eccellenze. Si usa molto il termine eccellenza. Ecco, in Molise secondo me la medicina generale è certo, in molte sì, sì, parti un'eccellenza, seguono le linee guida con attenzione e con, con grande scrupolo nella stragran parte dei casi e molte volte il paziente con malattia da reflusso gastroesofageo può, ri, può ricevere una uh, medicina di gran qualità senza rivolgersi allo specialista se non per i controlli strumentali ovviamente endoscopia e quant'altro, ma siccome io dico sempre chi ha una malattia gastrointestinale cronica dovrebbe avere il medico nel taschino, nel senso che noi curiamo persone, non curiamo malattie, ecco il medico di base, il medico di medicina generale offre davvero un servizio di grandissima qualità in, in, nella nostra terra a queste persone. Sicuramente, sicuramente cogliamo l'occasione anche per, insomma, per ringraziare tutti i nostri... Medici di medicina, il medico di famiglia che ci aiuta, ci sostiene, del nostro primo ed indispensabile interlocutore. Ha fatto bene, dottore, a ricordarlo. Sì, tornando invece sì, alla, alla, alla domanda, alla domanda eh sì, capita, capita. Uh, il meccanismo più classico è quello che Vede comparire l'assente di oggi, l'ernia iatale, tutti la temono, è un pezzettino di stomaco fondamentalmente che prolassa, risale nel torace e che si comporta da fattore reflussogeno, un'altra condizione predisponente. Molte volte succede che chi soffre di ernia iatale può avere delle aritmie, delle tachicardie, soprattutto la notte in posizione sdraiata, eh, che però terrorizzano ma non sono praticamente mai eh, un vero fattore di rischio cardiovascolare a meno che non si tratti di pazienti che hanno malattie cardiache importanti. Sono in genere benigne e recedono con la terapia del reflusso mh, quasi, ne, quasi sempre. Gli ormoni invece possono avere un ruolo nello, in questa malattia, nella, nel farne dei disturbi di, questo, di questa malattia gastroesofagea? però lo hanno gli ormoni, possono averlo. Sì, gli ormoni hanno un ruolo in tutto. Questa mi sembra una domanda da Dottor Internet, credo che qualche <ride> ci è ascoltatore... Sì, gli ormoni... Il nostro telespettatore che ce l'ha inviata sarà andato gli su, su Internet, quindi avere... sfatiamo, Dottor Internet. No, no, possono avere un ruolo, ci mancherebbe, gli ormoni tiroidei, gli ormoni estrogeni e progestinici nelle donne possono avere senz'altro un ruolo. Ad ogni modo ricordiamoci che la malattia da reflusso gastroesofageo è una malattia... Presente nel neonato, nel bambino, nell'adolescente, nel giovane adulto fino alla senescenza. Considerando che il profilo ormonale cambia diverse volte nel corso della nostra vita, ma questo accidenti, reflusso o no, sì, hanno un ruolo, ma sicuramente un ruolo marginale. Non combatteremo mai la malattia del reflusso gastroesofageo con terapie ormonali. Benissimo, è stato molto chiaro, dottore, su questo. E, insomma, lo scopo di Salute 4.0 è anche quello no? di fornire informazioni corrette dalla voce del, del professionista, dello specialista e anche in qualche modo, perché se questa domanda che è arrivata da più persone evidentemente è circolata sul web, come diceva il dottor Speren, ne vogliamo fornire una sorta di interpretazione autentica nel capire che la medicina la fanno gli specialisti, internet può essere un validissimo ausilio, ma se si hanno problemi o difficoltà bisogna rivolgersi al medico di medicina generale e allo specialista e informare correttamente, ma deve essere il medico a fare, non altre figure o altre situazioni. Se questo avviene è perché ci sono, ci sono altri meccanismi che hanno a che fare con marketing, con la comunicazione di prodotti e altro, cosa che a noi non interessa. Interessa a fornire informazioni di qualità e legata soprattutto alle evidenze scientifiche documentate. Ecco, noi ringraziamo il dottor Spera per essere stato con noi in questo incontro. Grazie ancora a voi incontro. tutti per l'invito e per la pazienza di, di averci ascoltato ancora. Grazie ancora. Sicuramente la ricontatteremo, la inviteremo di nuovo in trasmissione perché sono arrivate tantissime domande sul, sull'argomento <ride> a cui cercheremo di rispondere nelle prossime puntate. Intanto vi ringraziamo e vi auguriamo una buona giornata.